scende in campo con le nostre 11 fere, gridando sempre insieme a squarciagola. Magica Ternana, tu non sarai mai sola. E siamo in onda dopo 15 giorni di stop dovuto a problemi nostri, purtroppo l'influenza ci ha preso, quindi ha colpito anche a noi senza voce, e anche oggi sbrigliamo di salute, ma credo che sia più colpa della Ternana che altro. Fortuna la Ternana, fortuna, perché fortuna Ternana stava male, quindi un saluto a tutti da Francesco e da Matteo, buonasera. Buonasera. E io ti ho scritto oggi in privato dicendo cerchiamo di staccarmi, ci siamo risposti no, tocca spacià. Io in realtà sto come stavo 10 anni fa ai tempi Longarini, il totale menefreghismo di quello che sta accadendo. E in realtà ci sarebbe da chiedersi che cosa sta accadendo, perché il problema a questo punto è evidente. E dovremmo commentare due partite in cui abbiamo fatto la bellezza di credo 5 tiri in porta in tutta la partita, due tra Bolzano e la partita di domenica, ieri, due errori clamorosi, si può dire, di Falletti solo davanti al portiere, quello di ieri è ancora più scandaloso di quello di Bolzano, almeno Bolzano ha tirato. Interverrà più tardi anche Daniele, il nostro caro amico che è intervenuto lunedì, che è stato a Bolzano e ha visto la partita in diretta col Sudtirol e direttamente lì a Bolzano, ma oggi io mi soffermerei forse su quello che ho scritto come titolo di puntata: altra brutta prestazione e da chiedersi cosa sta accadendo, perché a questo punto la domanda credo che sia lecita, perché non è più un problema di solo di risultati. Qui io vedo una squadra che non esiste squadra. Concordi, Matteo? Sì, no, ma qui è anche inutile ormai andare a analizzare le partite. Qui ormai abbiamo capito, mi pare evidente che ci sia qualcosa sotto che noi non sappiamo. Io mi sono fatto 2000 domande da cosa può essere accaduto a questa squadra dopo la gara contro il Genoa. Non lo so. Se prima all'inizio pensavo un po' di stanchezza, benissimo, ci poteva stare, perché comunque siamo corso tantissimo. C'era stata una settimana di stop, anzi, mi sa 2 settimane c'era stata di stop. Una, sì, comunque, abbiamo ripreso peggio di prima. Dopo problema Lucarelli, se ne va Lucarelli, quindi magari il problema quindi era Lucarelli, che la squadra non segue più l'allenatore. Vediamo con Andrazzoli, e arriva Andrazzoli. Io quelle prime 3 partite non le considero Andrazzoli, considero questa qua col Como. Non mi sembra neanche che sia Andrazzoli, cioè qui c'è qualcosa che a noi ci sfugge. Io ho letto oggi specialmente sui vari social tanti commenti e tifosi, giustamente tutti provano a ipotizzare, no, una possibile soluzione. Io non mi sento di escludere nessuna, cioè ogni volta leggevo un pensiero di qualche tifoso, dico, effettivamente può essere, cioè, perché non puoi escludere nulla. Fatto sta che questa squadra non gira più, non crea neanche più. Allora, sicuramente sono venuti a mancare ormai i giocatori più forti forse che avevamo in rosa, ossia Palumbo, Partipilo, Palletti, le punte, seguendo Donnarumma che ormai adesso non sta giocando più per infortunio, ma le punte sono venute a mancare, anche perché Pettinari insomma non ha fatto sicuramente bene. Favilli è tornato ieri, ha preso una traversa, comunque non è, stiamo parlando di chissà quale prestazione, e purtroppo mancando, io questo è il pensiero mio, poi magari sì, no, poi adesso anche, quindi venendo a mancare i giocatori più forti che ha a disposizione, quindi con maggiore qualità, quelli con maggiore
imprevedibilità, ecco qua che tutto il reparto offensivo poi ne va a risentire. E io, cioè, se guardiamo i dati, noi negli ultimi 8 partite abbiamo fatto un solo gol su azione. La cosa grave è che ha fatto solamente 3 gol nelle ultime 8 partite. Ha fatto 3 gol, ma uno solo su azione. E questo, sì, questo è gravissimo. Cioè, per una squadra che segnava 2-3 gol a partita contro tutti, non c'era difesa che teneva, si ritrova ad un certo punto così a sparire, a volatilizzarsi, poi neanche a volatilizzarsi, non esiste più. Una squadra che non esiste più in attacco, non esiste più in difesa, forse qualcosa regge, l'altro volto ieri, dove ci hanno infilato un contropiede diverse volte, ma qualcosa ancora fino a ieri aveva retto. Il centrocampo anche non fa più filtro, non gioca più. Quindi, cioè, qui il problema è grave. Il problema è grave. E io spero che mister Andreazzoli riesca a trovare il bandolo dalla matassa, perché qui è preoccupante, signori. Siamo ottavi, se non sbaglio. Sì, siamo ancora ottavi. Ancora ottavi e siamo a 7 punti dalla 16ª posizione occupata dal Venezia e altre squadre a pari merito, 19 punti. Quindi siamo a 7 punti dai play-out. Quindi occhio, cioè, occhio, non vanifichiamo tutto quello che ho fatto di buono nella prima parte del campionato. Non vanifichiamo tutto. Io mi auguro che Andreazzoli possa ritrovare il bando della matassa, anche se poi mi viene in conferenza stampa il mister e mi dice: qui la cosa è preoccupante. Se preoccupa te, mister mio, figurati. Senza noi siamo fuori. A noi tifosi. Allora, c'è da chiedersi perché Andreazzoli, ora senza buttare la croce su nessuno né sui cambi che ha fatto, perché è già stata toccata in tutti i modi possibili e immaginabili, forse la sostituzione più, tra virgolette, imbarazzante che abbiamo visto fare alla Ternana negli ultimi anni, perché non la nominiamo neanche perché la sappiamo bene. Però la sparizione di Raul Moro è imbarazzante. Non lo so. Ho una chiamata, scusa un attimo. Ternana Live, buonasera, sei in diretta? Scusa, prego, sì, non si sentiva, vuoi ripetere? Simone Cesa. Oh, Simone, ciao, buonasera. Come stai? Ciao, Simone. Dicendo agitati, dicendo un po' preoccupati. Scorati forse, probabilmente è il termine più giusto, perché le ultime settimane sono state brutte, dai, si può dire, no, Simone? Beh, sicuramente i numeri parlano chiaro, ma secondo me, io ho letto tante, vabbè, si legge di tutto di più, come diceva Ale poco fa, ognuno cerca di scoprire qual è l'arcano. Secondo me la spiegazione è molto più semplice di quello che si pensi, perché c'è chi dice: è perché prima Palumbo giocava 5 metri più avanti, adesso gioca 5 metri dietro, poi a un certo punto ci serviva per forza queste doppia punta, e perché non giocavo col 4-3-1-2, e perché non lo fa adesso, lo facciamo e non è cambiato praticamente nulla, no? E si fa fatica davanti, si fa molta più fatica rispetto a prima dietro. La realtà, secondo me, è che questi numeretti, 5 metri avanti, 5 dietro, contano poco. Il tema è che questa squadra deve ritrovare la voglia di giocare insieme, di sacrificarsi l'uno con l'altro. Sembrano frasi fatte, ma è la realtà, perché quando un giocatore cerca sempre la giocata individuale, quando fa una corsa in meno, quando non si parla col compagno, poi i risultati sono questi. Quindi è quello che fa la differenza, perché la Ternana i giocatori buoni ce li ha, i risultati ha dimostrato di saperli fare. Poi secondo me ci sta in un campionato un periodo più o meno lungo in flessione. Mettiamoci pure che abbiamo cambiato allenatore, quindi magari un periodo che poteva durare di meno probabilmente si è allungato, perché è fisiologico che quando si cambia allenatore poi dopo 2 anni e mezzo è difficile. E Andreazzoli, chiaramente, che è un tecnico preparatissimo, sta cercando di
diciamo, voler dare la sua impronta, ma con un abito che non è cucito su misura per lui, perché questa è la squadra che è stata concepita con una punta di un certo tipo davanti. Infatti a Favilli Lucarelli non ci ha rinunciato mai, e ieri non ci ha rinunciato neanche a Brazzoli, con un baricentro 20 metri, 30 metri più basso di quello che eravamo abituati a vedere, con mediano come Didacchio lì davanti a schermare, baricentro basso, si tenta la palla lunga e poi giocatori di qualità ce l'hai, il gol lo fai. Ha cambiato filosofia, quindi adesso Anderzoni chiaramente vuole imporre il suo gioco, ma giocare 30 metri più avanti per uno come Sorensen è un problema, perché sì, non è certo. Un giocatore l'abbiamo visto in occasione del loro gol. Esatto, il primo gol anche per Didacchio è difficile, perché Didacchio è uno che gioca molto basso, non ha un piede diciamo educatissimo, il passaggio te lo fa 3-4 metri, se prova l'imbucata la palla chiaramente non azzecca quasi mai, non è un regista. Quindi secondo me non è neanche tanto adatto per il gioco di Andrazzoli. Poi il tempo ci dirà se ho ragione o sbaglio, ma al di là di questi dettagli tattici, la realtà è che tu una partita contro una squadra in difficoltà sia di classifica che di infortuni in casa, una partita che ti doveva far fare il fatto di qualità, tu l'hai approcciata in maniera distratta e hai preso un gol in contropiede dopo un quarto d'ora la rimessa laterale, e questo a mio avviso è meno accettabile di Koulibaly che a posta vuota prende palo, di Falletti che tenta la finta mirabolante o di altri errori. Cioè, per me la cosa grave è che una squadra che ha un obiettivo preciso in testa approcci in casa una partita prendendo un gol da rimessa laterale in contropiede dopo un quarto d'ora. Ti faccio una domanda, scusa se siamo in argomento a questo punto, ma secondo te è un problema solo di testa o è supponenza dei giocatori del tipo tanto siamo forti e in qualche modo... No, perché comunque forte, tu ti puoi sentire forte quanto vuoi, ma quando sbatti il muso come l'hai sbattuto a Pisa o comunque anche a Bolzano, hai preso un punto, ma hai fatto fatica... Lo sai che il campionato è difficile, non è supponenza, è che secondo, al momento non so per quale motivo non c'è più quella voglia di da squadra compatta, e questo si vede. E allora a quel punto, infatti Vino di turno, faccio un nome a caso, comunque sì, sì. Il giocatore più di qualità, chiaramente che cosa fa? Tenta la giocata personale perché dice la risolvo io, mentre prima magari... provava la giocata col compagno, si sacrificava per il compagno. La realtà è questa, cioè il calcio è un gioco di squadra, se tanti solisti l'abbiamo visto non ci fai nulla. La Ternana ha vinto le partite quando ha giocato la squadra, quando poi comincia a vedere il risultato e non segni, ci provo io, non ci provo io, non ci provi tu, alla fine escono fuori queste prestazioni deludenti. Poi per carità si sta anche sfortunato, perché sull'1-0 pareggi, c'hai 3-4 occasioni proprio clamorose, pareggi, magari la partita la vinci pure, ma questo cioè non avrebbe cambiato niente. Sì, saremmo stati tutti contenti perché avresti vinto, quindi avremmo parlato di Ternana ripresa e quant'altro, ma la realtà è che devi giocare la squadra, quindi adesso il 26 non ci stiamo qua a piangere addosso, mancano 20 partite, non è che ne mancano 5, mancano 20 partite, stiamo in linea di galleggiamento, il 26 ci andiamo a giocare la partita a Frosinone senza paura, per cortesia, perché se no facciamo la fine di Pisa, giochi la partita a viso aperto, pure va avanti, e poi dopo lì a gennaio bisogna che la società eventualmente interviene, perché io non ci credo che Andrazzoli non vuole almeno tre giocatori, tra cui un regista, probabilmente un terzino destro, perché Diachide non lo vede, Ghiringhelli l'ha provato una partita, non si è visto più, ha rispolverato le Fendi, che chiaramente non ti può garantire 20 prestazioni allo stesso livello, quindi già sono due, e poi qualcos'altro non lo so. Però cercavo un regista al posto di Didacchio, secondo me Didacchio comunque sia ha la sua
personalità e la sua... Isacchi è fondamentale per tanti aspetti, io non lo discuto, anzi è un giocatore che carismatico, carica l'ambiente, si impegna sempre, però io dico, secondo me, per il gioco di Andrea Zoli, io non credo che lui ami questo tipo di giocatori. Infatti è così, infatti è così. Il calcio lui. E devo dire la verità, non so se è stato un caso o altro, è entrato Proietti all'inizio del secondo tempo, che non è Pirlo, non è Iniesta, però la Vernana ha giocato 20-25 minuti prima di prendere il secondo gol che ci ha proprio ammazzato, anche di qualità, anche rapidità. Io ho questa impressione qua. Chiaramente, probabilmente magari cambia anche modulo, ma sicuramente lui qualcosa a centrocampo, almeno io penso che lo vorrà, perché insomma lui vuole imporre il proprio gioco e non mi sembra che sia soddisfatto, perché a centrocampo li sta provando praticamente tutti. Sì, è l'unico intoccabile. L'unico intoccabile sarebbe Koulibaly per Andreazzoli al momento, quindi... Quindi, su Morale, su, io vorrei fare un appello, insomma, su il Morale non è successo niente, quando ero 24 io stavamo tutti chiaramente arrabbiati per usare un eufemismo, perché insomma, la situazione è quella che è attualmente, però bisogna... quadrato, perché altrimenti, come diceva anche, come dicevate prima, occhio, cioè, perché poi la classifica è corta, adesso corrono tutte, sì. Male anche da soli, poi è drammatico. E senti, faccio domanda a te, ma la faccio anche a Matteo, poi ti saluto. A fine partita i giocatori sono venuti sotto la curva, non ho sentito cosa si sono detti, tu sai niente o... immagini, ma credo che, come è comprensibile che sia, i tifosi, tra l'altro, sempre, magari in casa fatica un po', ma in trasferta siamo veramente tra le migliori tifoserie della galletteria, numeri alla mano, non solo. I tifosi vogliono, secondo me, quello che è totalmente quello che manca, ovvero lo spirito di squadra. Non parlo di impegno, perché nessuno sta mettendo in dubbio l'impegno, ma parlo proprio di spirito di squadra, di unità a livello di gruppo. Quindi qui nessuno, perlomeno io, non discuto l'impegno dei calciatori, discuto la voglia di giocare tutti insieme per una maglia che ha due colori. E guardare il davanti della maglietta e non quello che ci sta scritto dietro, questo intendo io, e penso che anche gran parte dei tifosi credo che siano insomma d'accordo, no? Sì, Simo, siamo abbastanza, siamo tutti d'accordo. Io ti ringrazio della chiamata e adesso ti invitiamo lunedì prossimo, se vuoi reintervenire, vediamo, magari ci vediamo lunedì, magari commentando un risultato diverso. Lunedì no, sicuro, perché lunedì no, sì, è vero, è Santo Stefano, quindi da dopo le feste, insomma. Va bene. No, lunedì ci vediamo il logo. Il logo, va bene. Va bene. Ciao Simo, grazie. Ah, buona serata. Allora, sì, io andrei a leggere i commenti che ho letto. Esatto, mi ha anticipato subito e vado. Sì, allora io ho letto diversi spunti. Sì, sì, no, leggiamoli tutti. Vabbè, questo peccato, sì. Non funziona Instagram, più che altro almeno ci potrebbe spiegare che sta succedendo all'interno della Ternana. Pensiero mio, anche se torna Lucarelli, i problemi rimangono in quanto la squadra è spaccata. Saluti da Daniele Minutillo. Sì, li commenteremo tutti insieme alla fine, perché più o meno il tenore è questo. Buonasera, secondo me spogliatoio spaccato, ci scrive Alberto. Simone Laureti ci scrive: il problema è che non abbiamo una dirigenza coi coglioni capaci di farsi aspettare nello spogliatoio.
perché non è mai stato organizzato un ritiro, perché Lucarelli è stato esonerato da quinto in classifica, qui ci sta qualcuno in società e fa credere al presidente che la squadra sia da primi posti, il presidente che di calcio questa stessa missione capisce poco e gli crede. Qui il problema è che abbiamo una dirigenza imbarazzante. Andiamo avanti. Sabrina Loredi, non Simone, non si esclude nulla, ma non crocifiggere alcuni giocatori che sono le basi della nostra squadra e che ci tengono veramente a tornare in forma e soffrono di questi insulti gratuiti sui social e quant'altro. A questo collego il messaggio di Andrea Serlini: vergognosi gesti fatti da Partivillo verso uno dei Sinti al momento della sostituzione e gesto di vederci fuori lo stadio a fine partita. I problemi della Ternana sono i giocatori, anarchia totale. Scrive Barzagli Daniele: secondo me l'operazione è sbagliata, su 18 gare solo 5 sono state fatte in buone condizioni. L'ultimo, Daniele Minutino: se qualcuno vuole andarsene alzi la mano, se c'è gli sbagli passaggi ci sta, non ci sta quando gli sbagli dei tenori c'è qualcos'altro che non va. Questi sono i messaggi, il tenore è abbastanza evidente, partirei dalla cosa più logica, lo spogliatoio è spaccato, probabilmente a questo punto sì. Sì, perché è la cosa più facile da pensare, fondamentalmente, diciamo, è un po' la prima cosa, cosa più logica, sembrerebbe. La cosa più logica, cosa che viene in mente, però che si sia spaccato dopo Genova alla prima difficoltà, cioè era veramente così delicato lo spogliatoio della Ternana che la prima difficoltà si è spaccato. Io non penso, anche perché veniamo da tre anni insieme, cioè i ragazzi vengono tre anni insieme. Beh, quest'anno ci sono giocatori importanti. Ci sono giocatori importanti sicuramente, ma la maggior parte quelli lì sono gli stessi degli scorsi anni. Io insomma faccio fatica a pensare che si sia spaccato per così poco. Poi scusate, no, lo spogliatoio si è spaccato, non si è spaccato per la sconfitta di Genova o per il pareggio brutto di Bari, si è spaccato per problemi interni tra giocatori che hanno qualche problema tra loro. Ma io conosco squadre di calcio che la storia ci insegna che anche compagni di squadra che non si sono mai parlati per tutto l'anno e poi alla fine comunque hanno ottenuto il risultato. Quindi sì, a me e i suoi amici non me ne frega la mazza, l'importante è che quando stanno in campo giocano. Se poi Partivillo, famo nome a caso e non perché ce l'abbiamo qualcuno, Partivillo ha litigato con Defendi, Defendi ha litigato con Celli, Celli ha litigato con Iannarilli, a me non me ne frega la mazza. Certo, l'importante certo. È che portino a casa la pagnotta. Certo. Ripeto, siamo alla 18ª di campionato, siamo ottavi in classifica, che io ci avrei messo la firma, perché ad agosto ci avrei messo la firma, ma c'è qualcosa che non va e va risolto. Per me il campionatore poi... scusa no no, ma no, dico anche perché poi dopo ovviamente la piazza ne risente, cioè la piazza magari può accettare giustamente una sconfitta, una prestazione brutta, un'altra sconfitta, un'altra prestazione brutta, alla terza sconfitta, alla terza prestazione brutta, è ovvio che la gente inizia a rumoreggiare. Siamo all'ottava prestazione consecutiva brutta, cioè dire. Veramente qui non è che stiamo parlando, dice vabbè, che so, sul Tirolo comunque è giocato bene, via, allora diamogli un'altra prova, un'altra possibilità, magari contro il Frosinone, questa magari contro il Como è stata una partita sfortunata. Qui parliamo veramente tolgo Venezia, su, dai, togliamo Venezia, perché no, magari Venezia sono stati sfortunati. Ma il resto, anche la partita vinta contro il Cagliari, a me quello che sta facendo rabbia in questo preciso momento della Ternana, al di là dei risultati, perché in un campionato lungo 38 partite con eventuali playoff o playout, ci sta che hai dei momenti di appannamento, soprattutto se hai voluto cambiare allenatore in corso d'opera, ok? Quindi io lo potevo prevedere un momento di difficoltà nel corso della stagione. Quello che mi fa rabbia è che la Ternana avrà giocato nelle ultime 4-5 partite, guarda, ci metto già dalla partita di Pisa, nelle ultime 5-6 partite avrà giocato se no un quarto d'ora 20 minuti di livello, e in quei 20 minuti che ha giocato di livello a Pisa è comunque segnato, col Venezia hai avuto il portiere che ti ha fatto i miracoli. Vabbè, col Como hai preso un palo, una traversa e l'errore clamoroso dei Falletti.
il Cagliari è stata una partita orribile, col Sudtirol nel primo tempo le occasioni sbagliate ce l'abbiamo almeno 2-3, quindi la Germana non è che è morta, è che non ha 90 minuti nelle gambe. E la domanda da farsi è se è solamente mentale, se è un problema di spogliatoio o se è anche un problema fisico. Però anche qui, no, problema fisico... stavo arrivando a quello, quindi anticipo te e poi ti rispondo a quello che no, stai dicendo. Io volevo dirti, cioè, alla fine è stato sempre lo stesso preparatore atletico di 3 anni a questa parte che ci ha preparati a questa stagione. Poi adesso va bene, non c'è più, perché c'è un nuovo, ma la condizione aternana si presume sia stata sempre quella. Sì, a meno che quest'anno sia stato fatto a cose diverse. No, il problema è che quest'anno gli infortuni, se tu ci fai caso, non sono dei partipilo, dei falletti, dei proietti, dei celli, dei Sorensen, dei giocatori che ci sono da 2 anni a questa parte. Gli infortuni sono quasi tutti dei nuovi, di quelli che dovevano far fare il salto di qualità alla squadra. Ora lascia perdere Donnarumma, si è rotto un piede, non mi ricordo quello che c'ha, però abbiamo Favilli che ne gioca una sì e 5 no, Koulibaly che è arrivato a mezzo servizio e si è rifatto male, Cassata che uguale è a mezzo servizio. E la domanda è, al netto che comunque sia, se fossero integri, sono giocatori di qualità e di categoria, diciamo anche superiore, magari non da alta Serie A ma da bassa Serie A sì. Allora, se una società acquista questi giocatori, che sono comunque giocatori importanti ma fragili fisicamente, te la puoi prendere con l'allenatore che è quinto in classifica perché punta al secondo posto? Perché poi alla fine si racchiude in questo, perché secondo me è anche questo il problema. Come diceva anche su qualche commento, lo voglio riprendere per farlo rileggere, sulla parte della società, al netto della mancanza, eccolo qui, al volo per riprendere, eccolo, l'ho perso, scusatemi, eccolo, scusate, me lo sono riverso. Ecco, lo metto io. E il discorso è, pensi che ci siano dei problemi all'interno dello spogliatoio? Cacci allenatore o cacci giocatori che si stanno lamentando? Per me, dopo 2 anni di Lucarelli, cacci giocatori. Pensiamo allora, sì, però a parte tanto giocatori, come fai a cacciarli? No, però te l'aspetteresti adesso tu un ritiro? Oggettivamente, nelle ultime 8 partite, io me lo sarei aspettato dopo Pisa, tu te l'aspetteresti un ritiro per rimettere insieme i pezzi di questa squadra? Perché poi magari... Un ritiro me lo aspetto, cioè anzi... Per me siamo già in ritardo, un ritiro doveva starci già da tempo, un ritiro da Vennana. Che poi il mio ritiro potrebbe essere pure il Garden, cioè non è che devono andare a ritiro per forza. Infatti, però... Ma qui è chiaro che è un problema di squadra, è un problema chiamiamola amalgama, come diceva qualcuno, tocca ricomprare amalgama a sta squadra perché manca. È evidente, lo diceva Simone, non si cercano, non si trovano. No, ma una volta poi si faceva, no? Una volta si andava a ritiro anche per molto meno. Sì, io mi ricordo una volta si andava in ritiro per molto meno. Adesso la squadra secondo me ha bisogno di andare in ritiro, ma per trovare quella concentrazione che si è persa, non perché per una punizione tu non mangi per 7 giorni. No, è un ritiro mentale in cui si passano il calumet della pace, in cui ognuno deve dire che problemi c'ha. È molto esatto. Chiaro, il ritiro serve a quello, serve per ritrovare una compattezza di gruppo, per ripristinare tutte le energie tutte insieme. È questo, infatti non capisco che cosa aspettiamo ad andare in ritiro, cioè aspettiamo Frosinone tanto ci stanno 20 giorni di pausa, quindi va bene anche aspettare Frosinone. Ma allora a questo punto non cacci l'allenatore fino a Frosinone? Vabbè, ma siamo sempre lì. Anche lì bisogna vedere che è successo. Però comunque mi sembra che Bandecchi sia stato chiaro, no? Una volta che ha cacciato Lucarelli ha detto è un anno e mezzo che voleva cacciarlo. Sì, parole di Bandecchi, no? Sì, sì, da prima della scorsa stagione, quindi. Ecco, cioè, quindi non è che, nel senso, è stata una mossa ponderata quella del presidente Bandecchi, che sicuramente l'ha fatta a fin di bene, perché è ovvio, l'ha fatto ovviamente in fin di bene per la piazza e per la squadra. Però probabilmente... Cosa? Prima di chiamare Daniele, scusa, perché stavo... Cioè, Daniele che imperversa nel voler intervenire. Prima di chiamare Daniele,
volevo leggere gli ultimi commenti perché si collegano a quello che stiamo dicendo su Banditti. Vai, vai. E faccio un attimo il comando io e segui quello che dico. Segui quello che comanda. No, sto scherzando. E vabbè, l'amore è sicuramente grande, sono quasi finiti tutti i biglietti per Frosinone, vero, e anche sì. Qui la dimostrazione che comunque sia c'è scoramento, ma la gente continua a sostenere la squadra. Tra un po' famo più tifosi in trasferta che in casa, ma questo è un discorso a parte. No, tra un po' li famo, perché se tu andiamo a guardare i numeri, li facciamo. E poi gli abbonati è quello, sì. Poi Gianni Breccolini ci scrive: problemi in spogliatoio, la squadra è iniziata ad andare male da quando è naufragato il progetto Stadio Clinica. Sarà un caso o i giocatori sentono in carità il momento? A pensare male si fa peccato. Mi fermo un secondo, perché è il pensiero più facile che ci potrebbe venire in mente. È naufragato il progetto Stadio Clinica, è naufragato il progetto di Ternanello, e quindi Ternana tira i remi in barca. Per me no, non è questo il problema. Non mi sembra che Bandecchi abbia detto che lo stadio non lo fa, ha detto che non fa più la clinica, quindi questo poi sono altre cose che dovremmo andare a vedere più avanti. Ternanello non lo devi fare per forza di cose nel comune di Terni, lo puoi fare a Narni, che hanno già dato la disponibilità. I centri sportivi, io, a parte qualche raro caso, difficilmente stanno nel comune della società, perché prendi le grandi squadre, Milanello sta a Varese, a Piano Gentile sta a Como, Formello sta fuori dal comune di Roma, perché è il comune di Formello, quello della Juve è a Vinovo, non è a Torino, quindi no. Voglio dire, i centri sportivi possono essere fatti fuori dal comune della squadra. Farla a Narni credo che non cambi una mazza a noi personalmente, ma neanche alla società, quindi io direi che questo non è un, almeno secondo me non è questo il problema. Troppi galli a cantare, ma chi so sti galli, perché a questo punto il problema è che chi so sti galli, perché oggettivamente non vedo un gruppo spaccato in due tra chi è buono e chi è cattivo o viceversa. Vedo manca qualcosa, cioè manca il cerchio della felicità che faceva Lucarelli a fine partita. Secondo me manca questo. Come troppi galli a cantare, via Terni infami, ma chi so, perché fino a mo secondo me nessuno si è comportato in maniera tale da... Mi sembra una caccia alle streghe. Giocatori poco umili, non accettano i fischi, vergognosi, abbiamo sempre sostenuti anche in trasferta, anche dopo le sconfitte. Ok, io mi metto nella testa di un giocatore che è in questo momento ottavo in classifica e noi ci stiamo a lamentare perché siamo ottavi, non siamo primi o secondi, o veniamo da 8 risultati... O da 8 partite in cui segniamo poco, quindi non lo so, c'è bisogno forse dello psicologo anche per loro a questo punto, per farla molto semplice, se non accettano le critiche fischi. Il mental coach è andato bene. Esatto. Daniele, la colpa è dei giocatori in primis, ma anche Bandecchi, la sua, la prima è quella che aveva ancora cacciato Leone. Palumbo indegno, ma secondo me non è lui l'unico problema. Il ritiro non programma nessuno, ora c'è la politica e viene prima della Ternana, e infine questo è un commento molto intelligente, esatto, e questo però Felice dichiara che risponde a un altro commento precedente: Partiville è stato insultato e per quel motivo che ha reagito in quella maniera. Io mi soffermerei però su questo. Allora, intanto che Partiville è stato insultato, io non ho visto. Beh, ieri insulti sono a tutti, sì, no, ma non... Questa cosa è partita, ha fatto il gestaccio o quello che ha fatto, insomma, non lo so. Non l'ho visto. Però questo commento di Sabrina, effettivamente, potremmo un attimo soffermarci qui. Sì. Perché domani mi sembra ci sia la conferenza, no? Sì, domani. La conferenza di Bandecchi, no? Dove dirà il programma poi... Ah, Bandecchi, no, Leone? Sì, sì. Bandecchi. No, dove dirà il programma di Alternativa Popolare. Ah, ok. Che in questo periodo sia stato sotto con a studiare il suo programma, a prepararsi il suo programma, per poi magari da dopodomani tornare a parlare di Ternana? Può essere anche questa. Può essere anche questa. Certo che se iniziamo così, se fosse vero, iniziamo male. Io farei una piccola parentesi su questo inciso. Bandecchi ha dato tanto alla Ternana, ma in termini di visione, di visibilità nazionale e
comunale, regionale e nazionale, la Germania gli ha dato tanta di più rispetto a quello che ha dato Bandecchi, secondo me. E i risultati che non vengono, scontentare la piazza con la cacciata di un allenatore e oltretutto ottenere risultati forse peggiori rispetto a quelli che ha ottenuto Lucarelli, anche se sta a pensare alla politica, fate un attimo due conti se conviene o meno, perché secondo me se prima c'avevi i tappeti rossi stesi come volevi, la Ternana ti fa pubblicità sia buona che cattiva, quindi non credo che sia quello il problema, certo, che sia impegnato Alternativa Popolare, anche se c'è tanto silenzio. Allora, comunque, sì, io penso che la verità prima o poi verrà fuori del momento della situazione, anche perché in qualche cosa dovrà sfociare. Io mi dissocio da tutti gli insulti vari ai giocatori, no, perché non... Assolutamente d'accordo. Totalmente. Sicuramente... Si può criticare il giocatore, ma l'insulto libero no. Purtroppo quando li leggiamo non facciamo a censurarli tutti, quindi no, all'improvviso fare la parola, quindi... Però sicuramente dovrà, questa situazione dovrà sfociare in qualche modo. O si va tutti insieme verso il baratro, oppure si va tutti insieme verso la ripresa. Lo scopriremo, io penso ormai lo scopriremo dopo gennaio. Sì. Alla ripresa del campionato, anche perché le squadre di Lucarelli, perché ripeto sempre che la preparazione è quella di Lucarelli, hanno sempre dato il meglio di sé in quei mesi. Marzo, aprile, sì, febbraio, marzo, aprile. Quindi vedremo se la Ternana quest'anno sarà... seguirà lo stesso trend dell'anno scorso, dove in quei mesi ha sfiorato i playoff. Anche l'anno scorso a dicembre abbiamo avuto un grande calo sia di risultati che di condizione. Appunto, vedremo cosa succederà. Il problema è che poi sulla sosta facevano il richiamino, adesso non so quello che verrà fatto a questi giocatori, perché a oggi sembra che non corrano. Li vedo ad oggi siamo fermi. Oggi siamo impallatissimi. Sì, sì. Allora chiamo Daniele, che voleva intervenire, anche perché poi ci potrebbe raccontare come ha vissuto la trasferta di Bolzano, che lui era lì, e vediamo se risponde subito al volo. Nel frattempo intanto leggo quest'altro messaggio. Regola Rocket 88: con tutto il rispetto, Andrea Zoli ha allenato 4 anni ad alti livelli. Io non vedo tutto questo allenatore di livello. Errore grossolano di Bandecchi, andava cacciato Leone. E con questo messaggio facciamo commentare subito Daniele, che è in diretta. Daniele, ci sei? Eccomi, ciao ragazzi. Ciao Daniele, bentornato. Ciao Daniele. Daniele. Da cosa vuoi partire? Da quale santo voglio partire? Da quale argomento voglio? Iniziamo dagli argomenti santi, lasciamoli a parte, stiamo a una settimana dal Natale e vi direi. Dammi un argomento da cui cominciare, perché veramente... Giusto cacciare Lucarelli? Giusto, allora, sicuramente ci siamo resi conto che il problema non era lui, nel senso... che se la speranza era quella che lo spogliatoio spaccato fosse causa di Lucarelli, abbiamo avuto la certezza che non era per colpa sua, sempre qualora fosse veramente lo spogliatoio spaccato, e c'è questo infatti comunque spaccato, voglio dire, spaccato da cosa, perché, in che modo, perché uno dice spogliatoio spaccato, ma ci sono tanti motivi, tante modalità di spogliatoio spaccato. Ci sono alcune squadre che hanno vinto campionati con giocatori che si mandavano a quel paese l'uno con l'altro. Ci sono, cioè, spaccato è una parola che ho sentito tanto, ho letto tanto, però che vuol dire spaccato? Infatti a me piacerebbe, ad esempio, una giornata come questa in cui stiamo a parlare, qualche giocatore stanno tutti insieme, se fanno la foto e se la pubblicano con pigliandoci in giro sul fatto che parliamo di spogliatoio spaccato. Anzi, sarebbe una bella risposta, visto che in questo preciso momento non capiamo dove stanno i problemi. No, il brutto è quello che purtroppo abbiamo visto un'evidente involuzione della squadra, per carità, anche nell'ultima partita è stata la più brutta degli ultimi
tre anni, o tra le più brutte, anche lì insomma ci ha detto male, perché probabilmente, no, se quel palo fosse andato in gol magari avremmo riacchiappato la partita, avremmo parlato di una reazione ottima da Ternana. Sempre, io sono sempre convinto che comunque il calcio è fatto di episodi, però la realtà dei fatti è anche quella che sono 8 partite, che a parte mi sembra partito contro il Pisa non facciamo gol su azione. Sì. Che è assurdo, insomma, cioè, no, stavamo fino a 2 mesi fa elogiavamo le tantissime occasioni create, cioè, sembra che stiamo parlando di due squadre di due epoche diverse, invece è la stessa. Quindi io non riesco a trovare veramente un motivo, tra tutti quelli che ho letto, tra tutti quelli che mi domando, qual è il motivo di questa evidente involuzione. L'unica risposta che mi so dare è che Cucarelli non era il problema, cioè se lo spogliatoio era spaccato, se il gioco non era quello giusto, se lo schieramento non era colpa di Cucarelli, perché non abbiamo visto nessuna evoluzione dal punto di vista né di gioco né caratteriale né di, anzi, dal punto di vista del carattere io ho visto che se prima arrivavamo secondi ai palloni, adesso arriviamo per terzi, se possibile. Io vedo proprio poco agonismo, poca cattiveria, poca cattiveria, chiamola così. No, io stavo cercando delle statistiche sulla partita, ma non tanto per riportare, perché ho aperto quelle di diretta che mi sembrano un po' assurde, perché stavo a leggere le statistiche, il tabellino, chiamatelo come volete, di Ternana Como, che parla di 22 tiri a 17 per Ternana, che mi sembrano un po' eccessivi oggettivamente, non mi ricordo tutte queste azioni create dalla Ternana, li considera tutti, no, però il meno pericoloso, anche sì, il possesso palla, ho visto, non è schiacciante, ma è normale, insomma, stai sotto di 3, è normale che provi a imbastire il gioco, però è proprio, mancano le idee, cioè, io la cosa, diciamo, l'unica cosa che vedo evidente, su cui insomma lavorerei, è l'involuzione proprio palese di chi crea gioco. Il gioco che creava Palumbo o la qualità che metteva Partipino ovviamente sono venute a mancare ultimamente. Falletti, vuoi perché ancora non è in forma, vuoi perché non è entrato nei meccanismi di Andrea Zoli, non lo so, però insomma è metà di Falletti che vedevamo l'anno scorso. Sì. Li può, fortunatamente li sa tirare, però non è un giocatore che fa la differenza in Serie B. No. Però ecco, c'è proprio stata, secondo me, proprio un differente apporto di qualità dei giocatori migliori. Io mi ricordo quante volte abbiamo elogiato i vari, insomma, tutto quello che veniva da centrocampo in su nelle prime partite, adesso invece stiamo a parlare dell'esatto opposto. Dunque, ecco. L'unico che abbiamo sempre elogiato, che ha giocato benino, è stato Corrado, secondo me, ieri, cioè sempre con meno bene delle altre volte, però comunque ho visto che la voglia ce la metteva. Ma io vedo una squadra scarica. Però io, quando parliamo di mancanza di voglia, cioè secondo me non è che manca la voglia, cioè io non vedo giocatori indolenti, nel senso, non vedo quello che cerca la giocata fine a se stessa o cerca o sta lì e pascola per il campo, cioè non vedo nessuno che fa questo, neanche Favilli, che stava fuori condizione evidente, o Koulibaly. Faccio due nomi perché secondo me sono quelli i meno peggio di ieri. Non mi sembrano due giocatori che stanno lì, che non c'hanno la voglia e che non mettono la gamba. È che secondo me in questo preciso momento ti gira tutto male, che tutto quello che può andare male va male. La traversa di Favilli, la palla uscita, la traversa del Como, la palla entrata. Stessa posizione, stessa zona, stesso tiro, eh? Quindi comunque sì, anche questo influisce. Quello
sì, però si vede, Francesco, secondo me, che a livello proprio mentale c'è qualcosa che manca. Anche quello che, di cui parlavate prima, no? Della reazione di Partipilo, scomposta, eccessiva, quello che ti pare, però era proprio l'idea della mancanza di serenità che c'è nel gruppo. Qualcosa c'è, perché a livello fisico, infortuni, eccetera, stiamo assolutamente nella media. Cioè, abbiamo visto di peggio, e anche le altre squadre, insomma, anche il Como stesso è venuto qua con qualche defezione. Cioè, non abbiamo mai affrontato una squadra che stava piena dell'organico. No. È per tutti così, insomma, ecco. Cioè, è ovvio, le ultime 3-4 partite abbiamo fatto a meno di Favilli e Donnarumma davanti, però voglio dire, comunque una squadra che ambisce playoff, ti manca Favilli, ti manca Donnarumma, ti presenti comunque sulla carta con Partipilo e Pettinari, che scusa, insomma, voglio dire, sì. Che è chiamato quello della primavera, ecco. Quindi, no, questo è evidente che il problema sta a monte, non è solo dei giocatori, della condizione fisica o degli infortuni, però a questo punto speriamo nella sosta che si riesca a trovare qualcosa, ma nel mercato vanno votati i rami secchi, perché a questo poi punto... è piaciuta la conferenza stampa di Andrea Toli, cioè pure lui sembra, dice, sono preoccupato, cacchio. Io sì. Speravo che dicesse, cioè, beh, probabilmente sono preoccupato, perché quando l'hanno chiamato per sostituire Lucarelli, si aspettava ben altro problema. Sono preoccupato, lo siamo tutti, e speriamo che le sue preoccupazioni si trasformino in un qualcosa di positivo. Io faccio una domanda, la faccio a tutti e due, e poi io direi di chiudere per questa sera. Ma Raul Moro? Ora non è il salvatore della patria, ma questa sparizione dei radar, era infortunato, sapete niente? No, non è infortunato, il mister per il momento non lo vede, l'ha fatto scaldare contro il Como per tanti minuti, ma alla fine è rimasto in panchina. No, io ripeto, al di là che i cambi sono indiscutibili, ma se metti Paghera e non metti Raul Moro, quando levi Falletti, forse qualche domanda da farsi anche su questo c'è, sulla visione dei giocatori, secondo me. Però siamo... Certo, due domande te le fa venire, perché comunque in una situazione del genere era l'unico che poteva dare qualcosa in più all'attacco, però insomma dire che i problemi della Ternana... Sono Raul Moro, mi sembra un po'... No, non solo Raul Moro, sono tanti problemi. L'anno scorso diciamo che senza Falletti e Partipilo, anzi, a causa dell'assenza di Falletti e Partipilo, soprattutto i Falletti, abbiamo mancato i playoff. Quest'anno hanno bisogno di riposare pure loro, perché non gliela fanno più, Partipilo soprattutto, e ci sta mancando qualcosa. Comunque, Daniele, io ti ringrazio e ci sentiamo dopo le feste, ormai anche con te, e okay. È sempre un piacere. Ragazzi, speriamo di sentirci con commenti un pochettino più positivi. Sì, il 16 o il 17 gennaio, commentando due belle partite. Grazie Daniele, buon proseguimento. Ciao Daniele. Ciao. Io direi di andare verso i saluti. Sì. Il sentore dei tifosi è chiaro. Io sapevo che doveva fare qualche conferenza stampa Leone, non so se... No, io so di quella dei Bandecchi domani e basta, onestamente basta. Allora no, forse ricordavo male, io ho letto male. E l'ultimo commento che ci mette in diretta Daniele Minutillo, commentiamo la partita di oggi, quando tira fuori ogni tanto il gol lo fa e fare vedere ai nostri giocatori il gol del 2-0 e lì si fa toro da almeno 25 metri. Il problema è che noi non è che non tiriamo da fuori, noi tiriamo da fuori, generalmente è solo Partipilo che lo fa, bisogna ammettere anche la realtà. Però non la pigli la porta, ma è un periodo in cui la porta non la prendi in nessun modo. Non la sai, prende, e quindi non è un problema di tirare da fuori. Ma t'affacci anche di rado, proprio, non è t'affacci di stai no, dentro la rigore tutta la partita. Però a Bolzano Falletti era nell'area piccola. sì, per carità, certo.
Koulibaly era nell'area piccola, ha preso il palo. Favilli era al dischetto del rigore e ha preso la traversa. Ora a Venezia, quando ha preso la porta, ti ha fatto i miracoli il portiere. Ora, ripeto, non stiamo giocando bene, non è una Ternana spumeggiante, bellissima, tutto quello che volete, ma in questo preciso momento, fortunato, certo. Tutti gli episodi, non ti vuoi dire, oh vabbè, che culo è il momento sta partita, puoi dirlo forse col Cagliari, col e Cagliari. Poi perché il Cagliari... No, però comunque sia, diciamo che anche lì Anarilli ha portato, forse lì ha portato veramente 3 punti. Anarilli ha portato i 3 punti, ma ci è pagato anche lui per portare a casa 3 punti, se no giocavi senza portiere. Non è che sta lì per caso, insomma. Anche quello del Venezia è stato lì a portargli 3 punti, esatto. Però stamattina non ha giocato male, oggettivamente diamo merito a tutti, perché questo è. Comunque, io vi saluto, ringrazio tutti della presenza, credo che a questo punto, appunto, il 26, non mi ricordo, Frosinone si gioca il... Frosinone è lunedì 26. Quindi non credo che ci risentiremo lunedì 26 e andiamo direttamente a dopo le feste, quindi vi auguriamo a tutti buon Natale. E buon Natale, molto amaro, però sì, un Natale amaro, magari passate le feste tra Pampepati, Pandori e quant'altro, pure i giocatori si ripigliano, capiscono l'importanza della squadra. Il Pampepato, l'ultimo commento, l'abbiamo detto, domani si annerà qualcosa, ma non dovrebbe parlare di Ternana, quindi non è che il presidente non parla più, è impegnato in altre faccende, ma secondo me i risultati li sta vedendo, li sta seguendo, perché io penso anche a degli accordi con il mister lì. Sì. Sì. Perché io non vedo, cioè, Andrea Zoli, vero? Mi sa il mister non abbia neanche, non ha né Instagram, Facebook, né niente. Non dovrebbe avere. No, Andrea Zoli no. Però quei video un po' così con Andrea Zoli, onestamente, no. Non li vedo Zoli, tanto per la quale. Non lo vedo neanche. Andrea Zoli, va bene. Arrivederci. Sarà un piacere. Prova un altro. E con questo è stato un piacere anche per noi, buona serata a tutti e ci sentiamo dopo le feste e dopo a questo punto la partita di Ascoli. Un saluto e buon Natale. Buona serata.